Siamo, eh? ci siamo allora è giusto. Giochi Lukaku titolare stasera contro il Porto. L'unica cosa che io ti chiedo, Romelu, quando sei spalle alla porta, cerca di non perdere palloni sanguinolenti come contro l'Udinese dove poi è scaturito il primo gol, perché questi non sono ludinesi. Poi, Gecco, come l'anno scorso, ha tirato la carretta all fino all'inverosimile quasi, quindi già si vede che è un po' scarico, a, a, a meno forza, ehm, se visto negli ultimi due... Tre spezzoni di partita, quindi Romelu. Abbiamo bisogno di te. Cerca di dare. Magari già lo stai facendo, già stai tenendo il massimo. Ma l'Inter ha bisogno di te. Ti devi, ti devi proprio, capito? Ti devi distruggere stasera per l'Inter fino all'ultima goccia di sudore perché l'Inter stasera, caro Romelu, ha bisogno di te perché anche lo stesso Lautaro Martinez tira la carretta. Con i cinesi, te, te mi devi dire con i cinesi dove volevi andare. Siamo, abbiamo tre attaccanti, di cui uno di 37 anni. Per quello ti dico dove volevi andare con i cinesi. Tutti devono dare di più con i cinesi perché i cinesi non poteva comprare nessuno. Quindi, Romero, bisogna che <applause> bisogna, tu dia un po' di più. Te l'ha detto anche Ausilio ha cercato di stimonarti. Sei in debito con noi, Romero. Parliamoci chiaro. Sei in debito con i tifosi dell'Inter e con l'Inter, sei in debito con tutti, ti hanno comunque riempito i soldi, sei il centro più pagato della Serie A, devi dare di più Romero. no, no. cerca di essere più concentrato, cerca, cerca, cerca di arrotarli i difensori, fai qualcosa, ma devi dare di più. Perché in questo momento l'Inter ha troppo bisogno di te, soprattutto con un geco che ha 37 anni e comincia ad essere un po' scarico, ha bisogno di riposarsi. L'affetto dei tifosi ce l'hai, ti, no, ti, ti hanno riaccolto senza fischi. Quindi, Romelu, qualcosina di più. Brozovic che fa i burloni in allenamento, ragazzi. Brozovic è questo. Poi da lì a dire, eh, anche con la proprietà nuova, che Brozovic quest'estate vuole andare via perché dopo sette anni si è rotto le scatole. Quello è un altro discorso, ma Brozovic è sempre lui, è un burlone. Magari non gli faceva voglia l'altra sera, è questo Brozovic. Parlo del filmato che gira no? dove lui sarebbe stato ripreso io non ho visto nulla di io l'ho visto il filmato ragazzi ma non ho visto niente di trascendentale insomma sembra che non lo so che non si volesse allenare ma non mi sembra ma poi te lo ripeto però eh. se dice così se c'è la giornata torta eh. sono quei grandi giocatori ho dei caratteri particolari all'inter continua ad essere un giocatore fondamentale Brozovic poi stasera vediamo magari gioca no la play e Brozovic in panchina magari qualora andasse in panchina non so magari non l'ha presa bene bisogna essere lì dentro per giudicare certe cose ragazzi calma calma prima di, di sentenziare calma quindi occhio alle sponde romelu se giochi titolare dall'inizio come io penso che sia occhio alle sponde, non perdere palle sanguinolente, perché questi poi di partenza sono pericolosi. Champions League si alzano a tutti i livelli. Ieri sera, proprio tornando alla Champions League, ho, guardato, ho visto il Napoli e ho visto anche l'altra, le ho viste tutte e due, una ovviamente l'ho vista in differita e, e, qui ragazzi bisogna bacchettare qualche d'uno perché eh, molti dicevano se vi ricordate che il Napoli sarebbe scoppiato. Io e sono un semplice tifoso da poltrona come tanti di voi. Ho sempre detto: Non è un discorso di condizione fisica il Napoli, cioè il Napoli non è il Milan dell'anno scorso, dove ha sicuramente avuto eh, più costanza e più voglia di vincere, per come la vedo io. Perché l'anno scorso è inutile ribadire che l'Inter su un vassoio d'argento va a regalare lo scudetto al Milan, no? Anche perché poi i cinesi a gennaio. Doveva fare un acquisto, ti va a prendere Gosez, fermo da sette mesi. Ma lascia perdere i cinesi, il giapponese, gli orientali, gli orientali, mettiamoli da una parte un attimo, no? quello è un altro discorso. Ma il Napoli non è in Milan, cioè, capito? Io lo dicevo, lo dicevo a ottobre: in Napoli non è in Milan. Non è un discorso di condizioni, a parte questi corrono come matti. e Siamo a marzo, ma di cosa vogliamo ragionare? Non è un discorso di condizione il Napoli. Perché il Napoli ha tante maniere di giocare, soprattutto dal centrocampo in su, si vede che l'allenatore li lascia liberi di esprimersi, perché dal centrocampo in su il Napoli ha giocatori e salta l'uomo, ha giocatori di personalità, ma di cosa vogliamo ragionare? Cioè vogliono andare in verticale, vanno in verticale, creano superiorità numerica andando in verticale, perché a centrocampo hanno gente e salta l'uomo, l'attaccante è uno e salta l'uomo, è uno forte tecnicamente, è uno veloce. Poi dopo spostano il gioco sulle fasce. Altrettanto, uguale. Sulle fasce hanno persone, hanno gente che salta l'uomo che dà del tuo al pallone. Ma di cosa vogliamo ragionare? Te dimmi, noi ci sa chi salta l'uomo. Noi ci sa chi salta le partite, tipo il ballerino. Perché se te vuoi che io continui a parlare ancora del ballerino, basta e tu me lo dica. 31 milioni. Quando ti dicevo non lo prendere, lascialo lì quello lì. L'hai visto Piff? <ride> Poi c'è Brothers and Love, Brothers and Love. Eccoti qua, Brothers and Love, Zanga. Aspetta la Superlega. Questa è una delle perle della chiavetta che metterò all'asta. Rumeri, che stamattina stronca totalmente la Superlega, dicendo che la proposta è cambiata da 20 a 80 squadre e le testuali parole di Karl-Heinz Rummenigge quelli non più giovani se lo riordinano bene come me da calciatore dell'Inter le parole di Rummenigge sono queste il calcio sarebbe distrutto da uno stravolgimento del genere il calcio sarebbe distrutto non la prendano nemmeno in considerazione anche la seconda proposta da 20 a 80 squadre Zanga che aspetta la Superlega hai capito Brad, il love. Aspe... <ride> ci arrivava con Ceco a 40 anni Zang a fare la Superlega perché non partirà mai è un progetto mai nato ma sarebbe partita comunque nel giro di 2-3 anni solo per sistemare il discorso delle banche organizzativo dei calendari Zang ci arrivava con Ceco a 50 anni e con 8 miliardi di debiti a fare la Superlega è tutto qua, questo andrà all'asta a breve quindi stasera sera la Champions. Vediamo chi ha gli attributi. C'è la secondo me, giocherà a titolare al posto di Plosovic come Play. Eh, loro giocano dietro a 4. Loro dietro sono a 4. Noi giochiamo a 3, hanno comunque dei sostituti degni dei titolari che gli mancano, quei 3-4 titolari, anche perché loro hanno una maniera armoniosa di giocare, cioè giocano a memoria. L'ho detto ieri, assomigliano molto al Napoli, all'Ajax, quello dei ragazzini che arriva in finale di Champions, quindi non è una partita semplice. San Siro stasera sarà Stracolmo, quindi ci sarà anche il dodicesimo uomo che spingerà i ragazzi e, e che Dio ce la mandi buona, ragazzi. Che vi devo dire a Champions a livello economico, non cambia il passaggio del turno, dicono, non cambia assolutamente le sorti del ma cambierebbe molto lo stato d'animo di noi tifosi del anche perché... Ormai Steven Zang è l'incubo, tranne i Brothers in Love e di qualcun altro che, con cui ci collaborano, è l'incubo di tutti i tifosi dell'Inter. L'ultima chicca che vi voglio dare, anche questa, ragazzi: è qua dentro ci sono i fuori classe che parlano di americani, e poi ancora questi americani non si sa chi siano, dopo otto nomi che hanno fatto, ora no, dice top secret, tutto qua dentro. Fino a che non si sblocca lo stadio. Zang non vende. Questa è una delle chicche che ho letto che mi hanno girato. Quindi, Zang che ha 31 milioni di debiti con il comune di Milano, che non paga l'affitto, che non poteva garantire tra un po' nemmeno 4 milioni ad Acerbi, con, con 350 milioni da restituire tra un anno, che lui non ha, con un miliardo di debiti. Zang, praticamente, se non si blocca, se non si sblocca lo stadio, lui non vende perché lui, secondo qualche fuorilasse, avrebbe anche. Diciamo le credenziali per andare a trattare la costruzione di un nuovo stadio, ma anche la stessa ristrutturazione quando non ha più un euro da spendere nell'Intel. Vi ricordo che gli sponsor non possono garantire con i general contractor per la costruzione di un nuovo stadio. Per la costruzione di un nuovo stadio, per legge, deve garantire il proprietario. Quindi, Zang non può più garantire nemmeno un panino al salame. Eh, da Salomiere pensatevi se può garantire per la costruzione di uno stadio. Queste sono le ennesime fake news che vi stanno comunque a pagamento questa no, devo dire la verità, questa non ve la stanno dicendo a pagamento, ma ve la stanno dicendo i fuori classe che parlano comunque ci mancherebbe dicessero quello che vogliono di americani. Quindi Zang non può garantire nulla né per la ristrutturazione dello stadio, e a maggior ragione per la costruzione di uno stadio nuovo, perché sì, gli sponsor ci sono. Ma lo sponsor subentra dopo che te hai fornito le garanzie al general contractor e lo sponsor subentra dopo per darti una mano. Ma non è che lo sponsor può garantire per la costruzione dello stadio. Non funziona così, ciccio. Capito o no? Dai ragazzi, speriamo bene questa sera. Ciao, vinte. <ride>